Ciao a tutti, come vedete dal video, anch'io non ho resistito a comprarmi l'agendina. Ho preso questa qui, la Filofax Pocket Domino versione italiana, in questo bellissimo colore verde acqua, azzurro acqua, molto molto bello. A me effettivamente mi serviva un'agenda comunque a modo perché ho due pseudolavori, devo segnare le ore, a volte sono da una, a volte sono da una parte, è sempre un gran casino. Io prima utilizzavo queste due così ciaffi senza motivo che perdevo, lasciavo in giro, nella borsa non li trovavo, è sempre stato un macello. Quindi almeno adesso ho questo, ho preso il formato pocket perché comunque quello grosso poco mi serve, la voglio tenere nella borsa, è una misura che comunque la vedi, non è che si perda nei meandri della borsa, quindi questa va benissimo per me. Allora, mi piace molto perché c'è questa chiusura con l'elastico, molto visto che hanno quella lì, un elastico attorno che sinceramente non mi piace più di tanto. Ve la faccio vedere velocemente dentro. Allora, dentro è tutta scamosciata, ha questi quattro taschini qui, più una tascona grande qua. Qui c'è un separatore trasparente con il calendario 2015, dice tutti i giorni festività, madonne varie, prefissi internazionali che mai userò, i santi, meno che meno. Poi inizia tutto il calendario 2015 che io andrò praticamente a levare, magari lascio da novembre un po', adesso vedo. Poi abbiamo qui dei divisori numerati, non si sa perché, a cartina, che questa la tengo, che può essere sempre utile. Questi fogli colorati, ci sono di vari colori a righe, lilla, azzurro, giallo, arancio, rosa, questi molto carini che andrò a decorare per scrivere magari qualche nota, cose varie. Poi ci sono tutti i separatori alfabetici per scrivere i numeri di telefono e infatti dopo abbiamo il blocchetto per scrivere tutti gli indirizzi, i numeri di telefono, eccetera, che però penso sinceramente che non andrò ad utilizzare. Poi arriviamo in fondo che c'è questo righellino con il today, che almeno lo userò come segnalibro, segnagenda. Ah, qui in fondo c'erano un paio di fogli con il to do, cose da fare. Poi abbiamo questa busta trasparente a mo' di portaschede, questa qui, e poi qui c'è un'altra taschina e qui il portapenne. Ovviamente non la lascerò così seria, triste e non da me. Ho comprato delle cosine dai cinesi. Allora, partiamo con i fogli da mettere dentro. Ah, quelli della Filofax non li andrò mai a comprare perché costano un botto. Purtroppo a casa non ho una stampante, quindi non posso stampare cose fatte a Photoshop, eccetera, ma vedrò più avanti di farlo. Così ho comprato, per fare tutto handmade, queste due agendine sempre ai cinesi, dove questa qui c'ha dei fogli a righe normali con scritto la data, eccetera. E poi c'è anche dei fogli tutti colorati che sono esattamente la misura che serve a me. Idem per quest'altra, anche qui ha la data. Sono dei fogli sempre a righe semplici, un po' decorati, che appunto anche questi li andrò a staccare qui e ad applicare nella mia agenda. E infatti ho comprato il forafogli, quelli a un buco, dopo li andrò a fare a 6. Questi. Poi per decorare ho preso i deco tape. Allora, ho preso questi qui semplici, sono alquanto sottili perché ovviamente l'agenda è piccola, arancione, verde, giallo e fucsia.
Poi avevo due decotape che mi erano stati inviati in uno swap, questo qui con il micetto adorabile e questo qua tutto bello colorato, molto carini. Poi ne ho comprati altri perché non ho saputo resistere. Sono questi qui tutti colorati che hanno varie decorazioni. E qui i fiori, questo qui è carinissimo. Con le geishe, cioè troppo carini. Questo qui bianco e nero che sembra pizzo. Poi ci sono questi tre. Se sentite rumori è lo spruzzo del ciaffettino dell'ambiente. Questo qui ne ho presi due. Anche quest'altro c'ha varie decorazioni, qui c'è tutta la frutta, qui tutti i fiorellini, le ciambelline, qui c'è tutte i cibi, fragolina, mele, fungo, carota, un po' così. Quindi questi qui. Ho comprato la penna. Ho preso una stilografica perché mi ci trovo bene. Era la più decente che ho trovato, fucsia così, però vabbè, ci ho disegnato i vermicelli. Già che ne trovo una più carina, però va bene così. Poi ho preso dei note. Questi qui sono quelli classici. Vorrei che mettesse a fuoco. Questi qui. Poi ho preso questo righellino con questi stickers linguette. Poi ho preso questo sticky note and pack, al cui interno è formato da queste cose. Abbiamo anche qui altri note colorati, poi c'è questo qui piccolino, questo qua un po' più grande con la scritta note che già si è staccato, quindi benissimo. Questo poi ho trovato uno bellissimo bellissimo kawaiissimo, è veramente molto carino, guardate che faccina. Troppo carino, c'erano anche altre faccine, però ho detto dai, non fa che vado a prendere chissà quanti stickers, anche se per 80 centesimi, 1 euro, una roba del genere, però questa qui era la faccina più carina. È troppo carino! Ok, poi, sempre ritornando agli swap, mi erano stati dati a fuoco questi adesivi con gli orsetti e poi vari fogli note di Rilakkuma, tutti colorati, questi qui che sono comunque della dimensione che va bene per la mia gentina, quindi adesso ho trovato il modo di utilizzarli per bene. Mi era sempre stato dato un timbrino che andrò appunto per decorare qualche foglio e fa il cuoricino azzurro. Poi, per fare dei separatori un po' più simpaticotti, ho trovato questi tre fogli bellissimi che sono tipo di stoffa. Allora, c'è questo qui, Madonna, spada flash. Questo qui che è viola con tutti i cuoricini argentati, ma sbrilluccicatissimo. E con un foglio così a me me ne vengono tipo 4, quindi a voglia. Questo qua zebrato, argento con tutta la zebratura azzurra, bello da bestia. E infine questo argentato con tutta questa decorazione a fucsia. Veramente molto molto belli.
Poi, infine, Craft Punch. Allora, non ho resistito neanche a comprare i timbrini, cioè i timbrini, come si chiamano? Insomma, tu tagli e ti viene queste sagome qui. Abbiamo qui fiorellini, un fiocco di neve, una farfallina e adesso lo apro. Adesso proviamo a farli insieme. Iniziamo con questo qui a fiorellino. Bellino. Poi questo qui ha fiocco di neve. Molto carino. Certo che così voi non vedete la cippa lì, invece se faccio così. Così si vede. Poi, cosa che non avevo fatto vedere? Poi c'è la farfallina. Eccola qui. E infine l'ultimo fiore. Sì, è venuto malissimo. Eccoli tutti qua. Poi non ho capito cacchio. Ah, sì. Vedete, questa qui taglia così, sta forbice. Questo potrebbe essere anche un'idea per tagliare in qualche modo dei contorni di qualche paginetta. Vi ho fatto vedere tutto. Queste sono tutte le cosine che ho comprato per la mia agenduccia. Molto molto contenta e soddisfatta. Adesso pian piano che l'andrò ad impostare e ve la farò vedere se vi fa piacere. Niente, questo è tutto. Ci vediamo presto in un nuovo video. Hasta la vista a tutti.